tema tanto semplice, perché quella della terra dei fuochi la stiamo affrontando in questo momento in aula. C'è un decreto che si chiama emergenze ambientali, nel quale si parla unicamente appunto di terra dei fuochi e della questione Ilva. È stata un po' problematica, perché noi abbiamo visto in faccia i camorristi che stanno dentro la camera, sono stati parcheggiati là dentro. Una cosa che abbiamo deciso di fare tutti insieme ai ragazzi della Campania, è stata quella di non votare minimamente nessuna delle loro proposte, perché il decreto era completamente vuoto, così come uscito dal governo, e qualsiasi cosa che avessimo messo dentro, e ne abbiamo messe tantissime di cose, poi vi spiego, gli avremmo comunque fatto un favore per rifarsi l'immagine a questi signori. Questi signori hanno causato il danno e pretendono di dare soluzioni, ma non funziona così. Noi abbiamo fatto una serie di proposte su questo decreto Terra dei Fuochi che era veramente vuoto, sono state accantonate le proposte, si dice così, accantono un emendamento, lo porto alla fine dell'esame di tutti gli altri, 500 che erano, e poi magicamente vengono acquisiti dal governo. Sono mesi che ci battiamo su alcune questioni, quello dello studio Sentieri, che è uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità che va a fare indagini su quelle che sono le problematiche sanitarie causate dall'ambiente malsano, alla fine è stato in qualche modo acquisito e sono 7 mesi che ci battiamo perché venga restituito. Lo screening, fare delle indagini epidemiologiche, quello che succede al nostro corpo. Ok, sono una serie di proposte che comunque sono state acquisite, ci fa piacere, ne siamo contenti, le abbiamo specificato, anche il governo ha detto, ci avete dato una grande mano 5 Stelle. Bene, quello che noi possiamo fare è collaborare, perché le nostre proposte portate in commissione e in aula provenivano anche dalla cittadinanza, è stata fatta una grandissima riunione con la cittadinanza napoletana a dicembre in Campania, che hanno portato una serie di proposte, noi le abbiamo portate e ce le hanno prese. Non prese, eccetera. Quindi questo è stato il nostro lavoro. La collaborazione tra dentro e fuori sta funzionando. Ha funzionato nel decreto del fare, sta funzionando anche adesso e continua a funzionare tutte le volte che c'è qualche cosa che i loro signori vogliono distruggere, al quale noi teniamo e per il quale noi ci battiamo. La questione privatizzazione. Io vi invito intanto, la prossima settimana sarà una grande settimana di battaglie sul territorio romano. In primis lunedì dalle 12 ci sarà la conferenza dei sindaci del lato 2. Lato 2 è quell'organo pubblico che si occupa del territorio Roma provincia, diciamo così, sulle questioni acqua. Stiamo parlando dell'approvazione della tariffa, cioè di mantenere ancora il profitto in bolletta che noi abbiamo abrogato con un referendum del 2011. Lunedì pomeriggio ci saranno i sindaci di Roma e provincia che decideranno se accettare o meno il metodo che l'AEG, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ha tirato fuori il 27 di dicembre. Quello che vi chiedo è di scrivere ai sindaci, ai vostri sindaci, al nostro sindaco di Roma, chiedendogli di non votare quel metodo, perché ancora al suo interno, nascosto sotto altra forma, si chiama oneri finanziari, c'è la remunerazione del capitale investito che noi abbiamo abrogato con il referendum. Non facciamoci prendere in giro e lottiamo anche così. Sarà fondamentale essere presenti anche, quindi dalle 12 in provincia la conferenza dei sindaci è aperta, non alla discussione ma alla presenza e al fiato sul collo. Cosa sta succedendo in questo momento su Roma? C'è un mille proroghe, vi ricordate il Salva Roma che è decaduto per mano del Presidente della Repubblica? All'interno c'era appunto la proposta della signora Lanzillotta di privatizzare tutto i servizi pubblici locali, di licenziare indiscriminatamente personale in esubero delle partecipate di Roma e vendersi il patrimonio immobiliare pubblico. La signora Lanzillotta ci riprova di nuovo nel mille proroghe, dove è stato reinserito il Salva Roma, chiamiamolo così, ci riprova un'altra volta. Noi continueremo a lottare perché questo non succeda, perché da Roma, se iniziamo a privatizzare, quindi andare contro la volontà popolare, poi questo si riverserà su tutto il resto del paese. Ma purtroppo questi signori stanno andando giù a sprombattuto sulle privatizzazioni senza sosta.
nel decreto Destinazione Italia, cioè ragazzi c'è di tutto veramente, dal Salva Italia al Destinazione Italia, Salva Italia 2011, Destinazione Italia 2013, ci stanno togliendo servizi pubblici locali, ci stanno vendendo qualsiasi cosa, ora c'è anche la vendita delle poste, 40% di poste, che cosa se ne fanno di questo 40% ai privati? Sono 14.000 uffici postali in tutta Italia, ben radicati sul territorio, che possono diventare vendite di assicurazioni sanitarie, è uno dei tanti esempi che vi posso fare. E hanno cominciato da 20 anni, sono 20 anni che cercano di venderci tutto, è una roba di Fiscal Compact, il MES, il patto di stabilità interno, i comuni sono completamente strozzati di quelli che sono gli investimenti, se tu non puoi fare investimenti, ma che vuoi ripubblicizzare qualcosa? Ma che stai scherzando? Vuoi riprenderti un servizio pubblico, renderlo realmente pubblico, ridarlo alla cittadinanza, ma non lo puoi fare. E come ce lo impediranno ancora? Con quello che si chiama accordo transatlantico per il libero commercio e la libertà degli investimenti. Non ne sa niente nessuno, l'opinione pubblica è completamente all'oscuro di questa cosa. È un patto tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea che farà liberalizzare assolutamente i mercati. Si parla solo unicamente di mercato, mercato del denaro, mercato del cibo, mercato dell'acqua, mercato del lavoro, quindi tutti saranno liberi di circolare, mercato del lavoro significa anche schiavizzazione in questo senso, in questi due continenti per fare utili. Abbiamo l'Expo 2015, sono tutte collegate queste cose, non sembra, l'Expo 2015 ha come temi acqua e terra, ma in che senso? Uno dice, beh, acqua e terra, caspita, diritto all'acqua, diritto alla terra e al cibo, quindi. No, diritto di chi? Non nostro, ma delle multinazionali. Perché significa assicurare alle multinazionali la possibilità di avere una fonte idrica, sia per motivi agroalimentari, cioè per fare un'industria agroalimentare, sia per questioni energetiche. E gli accordi internazionali, questo accordo transatlantico, tanto per dire, prevede una cosa. Perché se uno Stato cede alle pressioni della cittadinanza per non costruire un dato obbrobrio, per non fare un qualcosa che la multinazionale ritiene necessario, può mettere sotto penali lo Stato che impedisce questo commercio. Questo è successo nel Salvador. Gli Stati Uniti fanno pagare delle penali allo Stato perché il Salvador ha ceduto alle pressioni popolari per la non costruzione di una diga. Se ci pensate, fa pensare un po' al TAV. Allora, il TAV, cosa succede? Che nella Val di Susa c'è lo Stato contro lo Stato rappresentato, difeso dalle forze di polizia, dalle forze dell'ordine, contro lo Stato cittadino. Ricordiamoci sempre che lo Stato siamo noi, non ce lo dimentichiamo mai. E allora si stanno mobilitando. I movimenti di base si stanno mobilitando, un po' come nel 2001 per la questione del No Global, non sono morti quei movimenti, stanno ancora andando avanti, proseguono nella loro lotta e io ritengo che debbano essere supportati in quanto noi cittadini liberi possiamo dare un più. Un più, un più, un più e soprattutto informiamoci, perché i rezzusconi, che non sono altro che armi di distrazione di massa, non ci fanno sapere niente di tutto questo. Io ve lo ripeto, si chiama accordo transatlantico per il libero commercio e la libertà degli investimenti. L'opinione pubblica non ne ha conoscenza, ma 600 multinazionali sì. Chiaro?